Buongiorno a tutti, come state? Buon inizio settimana e buon lunedì a tutti. Ritorna la grande rubrica sui film e le serie TV, tanto amate da tanti di voi. Dunque, oggi parliamo di un bel film, serie Netflix, perché sappiamo che Netflix sui film è molto meglio rispetto ad Amazon Prime. Amazon Prime sta iniziando poco a poco a sparare fuori anche i film, ma adesso è concentrata sulle serie TV. The Boy ve lo consiglio su Prime. Comunque, non parliamo di The Boy oggi, parliamo di un film appunto Amazon con Savino come attore, moglie e marito si chiama, datevelo a vedere, è del 2017 mi sembra, è una commedia. Molto carina, molto scorrevole, dura 2 ore qualcosa, ma non me ne accorgete. Se vi mettete lì tranquilli, vi scorre perché è un susseguirsi di scene divertenti e non, serie e non, però non è banale, non è volgare soprattutto, e fa pensare. Ho fatto una rima. Dunque, in breve, di cosa parla? Parla di moglie e marito, appunto, che sono in crisi, hanno 2 figli. E mia moglie mi chiama proprio adesso, vedi, moglie e marito, spunta la moglie che chiama, proprio quando non deve chiamare perché sto facendo il video, però vabbè. Poi gli dici, non ti ho risposto perché stavo facendo il video, e si incazza pure. Vabbè. Torniamo a noi. Moglie e marito che sono in crisi, forte crisi. Lei, una giornalista TV, che riesce finalmente a sfondare nella televisione e ha un programma tutto suo, riesce ad avere un programma tutto suo che si chiama Pomeriggio Oggi, tra l'altro, e riprende un po' Pomeriggio 5, vabbè, i colori sono un po' quelli, però non è quello, per fortuna non c'è Barbara D'Urso di mezzo. Lui, che è un dottore, un gran dottore, ha un progetto che praticamente collegando il cervello a un computer riesce a comunicare. Faccio un esempio: io collego il cervello con gli elettrodi, il cervello al computer, ho un paziente davanti a me, io guardo questa figura, per dire, Winnie Pooh che guarda la finestra, la guardo intensamente con questi elettrodi. Il paziente ha un altro schermo davanti a lui collegato sempre al computer, il computer collegato a me, e gli dovrebbe apparire la foto, cioè la sagoma dell'immagine che io sto guardando, e lui deve rispondere. Però questo progetto è solo suo e del suo collega, quindi non ha trovato ancora il modo per perfezionarlo al massimo della potenza che potrebbe avere questo progetto, perché è un progetto che potrebbe rinnovare tutto il mondo scientifico sulla mente, sul computer, su queste cose qua, la trasmissione della mente. Cosa succede? Per farla breve, una sera lui si porta a casa questo computer per provare a casa questo progetto, perché riesce ad arrivare al punto che, collegando, probabilmente se lui riesce a collegare 2 cervelli al computer, riesce a fare la comunicazione tra cervello e cervello senza parlare, no? Col pensiero, la trasmissione del pensiero. Porta a casa questo progetto, una valigetta con tutte le lucine che si accendono, che quando si accendono queste luci vuol dire che sta trasmettendo il pensiero. Lo porta a casa, vanno a cena fuori col suo collega, il collega ha una nuova fidanzata, questo cambia ogni 3 mesi, cambia fidanzata, vabbè. Per farla breve, la moglie di Savino, io dico Savino, di Andrea, il personaggio sarebbe Andrea. Sofia, la moglie di Andrea, sbotta perché tanto hanno già litigato, sono quasi alla fine, sono in rottura, e tratta male, tra virgolette, l'amico e la compagna. Gli fa capire alla compagna che quello è un po' un donnaiuolo. Cosa succede? Arrivano a casa, litigano, un litigio forte, e purtroppo, tra virgolette, lo fa vedere che lo fanno anche davanti al bambino un po' più grande, perché la più piccolina ha già letto. Poi mettono a letto il bambino, lo litigano forte, la moglie, Sophie, comincia a dire forse è meglio che ci separiamo, io non ce la faccio più, e lui conferma.
Sì, è forse il momento di separarci. Questo è il momento più brutto di una coppia, no? Quando... Però se prendono la decisione insieme, tra virgolette, è buono perché poi non vai a litigare dopo, non vai... Fa vedere un'altra scena, una scena un po' dopo. Lui è lì che sta maneggiando questo progetto davanti al suo computer. Forse trova la soluzione, quindi chiede alla moglie, che avevano appena litigato, di provare insieme un attimo. La moglie, stufa, non vuole andare a letto, è stanca. C'è da dire che lei l'indomani avrebbe la prima puntata del suo spettacolo nuovo, cioè del suo programma che gli hanno dato, quindi una giornata importante per lei. Lui ha un'operazione importante l'indomani, quindi tutte e due hanno una giornata importantissima. Il caso vuole che provano questo esperimento e per un incidente, cioè una tazza di tisana della moglie si rovescia sulla macchina, cioè non è che scoppia tutto, fa quasi in corto, diventa tutto buio e quando riaccende la luce lui capisce di essere lei e lei capisce di essere lui, praticamente si sono invertiti. E da qui nasce una serie di episodi divertenti e non, dove appunto lui, che però è nel corpo di lei, deve fare questa prima puntata in televisione ed è importantissima per lei. Lei si trova in ospedale, deve fare questa operazione che c'è di fronte un primario importante, e quindi cominciano i primi. Lui fa danni per lei, lei fa danni per lui. Poi una serie di equivoci, una serie di cose, fino alla morale della cosa, no? Non sto raccontando tutto il film perché è veramente bello. Non è scontato perché poi riescono a trovare una soluzione a un problema grave che è successo nel film, no? Quindi mettendosi insieme scoprono una cosa su quello che è successo quella notte lì, che non ve la dico perché sennò mi rovino il film, e risolvono questo grosso problema. E poi c'è il finale. A me questo film è piaciuto veramente tanto. Ne abbiamo visti tanti film dove, per esempio, c'è quello lì di 17 anni, quello che lui ritorna con la sua memoria ma nel corpo di un 17enne, però lui si ricorda tutto quello che ha fatto e tutto. Torna indietro e cambio vita, ne abbiamo visti tanti e quasi tutti un po' banali, no? Un po' da ragazzi, ecco. Questo invece è veramente, come dicevo prima, non è banale, ti fa riflettere perché noi sappiamo quello che pensiamo noi. Non possiamo mai sapere quello che pensa la nostra compagna o il nostro compagno. Quindi ti fa riflettere, se uno avesse la possibilità di fare un giorno nel corpo dell'altro, vivere un giorno la vita del tuo compagno o della tua compagna, vederti con gli occhi che ti vede lei, come ti vede lei o come ti vede lui, questo ci fa capire quando sicuramente in tutte le coppie si litiga. E lui dice a lei o lei dice a lui, tu non sai quello che provo io, non sai quello che ho provato oggi e si viene a litigare, litigare, litigare. Purtroppo a volte ci sono dei bambini di mezzo, i figli, che non c'entrano nulla, ma che poi nel film fa vedere classico tema d'italiano e il bambino scrive alcune cose che non dovrebbe scrivere, quindi la preside richiama e anche lì c'è da... Virgolette, c'è da ridere, c'è da pensare. Sarebbe sempre giusto non litigare davanti ai bambini. Errore che abbiamo fatto pure io l'ho fatto l'errore in passato. Anche io e mia moglie abbiamo passato dei momenti difficili. Però ci pensi dopo. Quando poi risolvi, purtroppo ci pensi dopo. E ora, pensando a come ci siamo comportati prima, cerchi di evitare qualsiasi cosa, aspetti magari che i bambini vanno a letto,
anche se ormai i nostri bambini, due sono già ormai adulti, 16 anni e quasi 13 tra un po' hanno, però a volte cadi sempre nello stesso errore. Quindi un consiglio che vi do, guardatevi questo film e riflettete se siete un po' in difficoltà col partner e avete figli, evitate di litigare davanti a loro. Ci sta il mabab, ci sta a sbattere una porta, ci sta a sbattere una padella. In quel momento lì ti scappa e ci sta. Però poi cercate sempre di discutere con i bambini che sono a scuola o con i bambini che sono a nanna. Non discutete mai davanti a loro, perché poi loro nel futuro, quando saranno grandi, anche se rimanete insieme o se vi separate, loro se lo ricorderanno sempre. Sarà una cosa che non se lo potranno dimenticare. Come io non mi dimentico cose da ero piccolo, purtroppo le cose più brutte rimangono come traumi e ti rimangono nella testa. Qualsiasi episodio che ti potrà capitare da grande ti farà venire in mente quello che ti è successo quando eri piccolo. Ora, non voglio mettere sul drammatico questo video. Spero che andiate a vedere questo video. Chi l'ha visto, mi raccomando, scrivetemelo qua sotto se vi è piaciuto, se vi ha fatto riflettere come ha fatto riflettere me e mia moglie. Perché appunto è quella commedia, finalmente, allora, finalmente una commedia bella italiana. Perché ultimamente per ridere dovevamo andare a cercare le commedie americane, le commedie inglesi, le commedie francesi. Questo film è del 2017, io purtroppo l'ho visto solo adesso. Però è veramente una commedia all'italiana, bella, italiana. Boh, non voglio dilungarmi troppo. Vi ringrazio se avete visto questo video. Andate a vedere nella playlist film e serie TV, ci sono altri film e serie TV. Da oggi ricomincio questa serie e ve ne porterò altri. Adesso mi metterò lì e guarderò delle serie TV e dei film e poi vi descrivo con voi. Se avete da consigliarmi qualche film italiano recente che avete visto che fa ridere, scrivetemelo qua sotto. Il prossimo film che vi andrò a recensire sarà Kately Holmes, mi sembra che si chiama, che sarebbe in teoria la sorella di Sherlock Holmes. Anche questa è una novità Netflix e spero che sia bella, spero. Che mi tenga lì incollato sullo schermo come mi ha incollato Sherlock Holmes. Ragazzi, ragazze, amici, iscritti, non iscritti, vi saluto, vi mando un bacione. Ci vediamo al prossimo film o prossima serie TV. Ciao a tutti e iscrivetevi.